Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi nuovo video a tema Harry Potter e anche oggi video al buio. Sì, perché Mini Big World Collectibles mi ha inviato questo mega pacco, tra parentesi, mi sa che dovrò andare a cambiare la scrivania, visto che diventano sempre più grandi questi pacchi, e mi ha detto che all'interno di questo pacco è nascosto un oggetto potteriano. Non mi hanno voluto dire di cosa si trattasse, quindi ragazzi lo scopriremo assieme, quindi sto girando questo video senza sapere di quale novità potteriana si tratti. Spero vi piaccia l'idea, come al solito fatemi sapere tutto nei commenti. Anche perché oltre alla cosa potteriana c'è tantissima altra roba, tantissime altre novità, e adesso le andremo a scoprire assieme perché il bello è che neanche io so cosa contiene il pacco e ogni volta sarà sempre una sorpresa. Vi ricordo di andare a controllare il sito Mini Big World Collectibles che appunto vi manda questi pacchi da aprire assieme a voi. E ragazzi, vi annuncio che ci sono delle offerte davvero assurde. Ultimamente, proprio in questi giorni, c'è il 25% di sconto su tutta la linea Funko. Quindi ragazzi, approfittatene, sotto trovate tutto, andate sul sito, sono sempre presenti buoni sconto, offerte e promozioni. Quindi io ve lo straconsiglio, è sicurissimo. In tanti mi hanno chiesto se è sicuro, ragazzi, è sicurissimo. E cosa non da poco, anche loro partecipano al Random Chase, cioè acquistando un Pop Regular di cui è prevista la versione Chase, potreste riceverla senza alcun sovrapprezzo, cosa che invece fanno altri store che a me non piace, quella di far pagare di più il Chase. Invece il Chase è pensato per essere inviato in maniera casuale. E quindi, bravi ragazzi di Mini Big World Collectibles, sotto trovate pagina Facebook, Instagram, sito, tutto in info box. Bene, ma adesso basta perché sono super curioso e andiamo ad aprire questo mega pacco che ho in casa da qualche giorno e non potete capire quanto avrei voluto sbirciare al suo interno. Io proverò ad aprire senza fare grossi danni. Ok, ci siamo, sono riuscito ad aprirlo e intanto vedo tantissima di questa protezione, di queste bolle giganti. Ecco che troviamo il primo prodotto. Il primo prodotto è uno zainetto, io devo spostare questa scatola sperando di non farla cadere. È uno zainetto e vediamo che zainetto è. Figo, ragazzi, questo è molto molto figo. Si tratta di uno zainetto della Marvel ed è uno zainetto di Spider-Man. È molto molto semplice, è uno zainetto tutto rosso con scritto Amazing Spider-Man sotto e poi ha il logo di Spider-Man, il ragno nero. Mi piace davvero tanto, mi piace soprattutto che sia utilizzabile da chiunque, quindi anche di chi come me ha qualche anno in più, perché è davvero molto molto semplice. Mi piacciono un sacco anche questi cordini, davvero molto bello. Spero di non dovermelo comprare perché già mi sta piacendo un po' troppo. Davvero molto molto bello, capiente, all'interno c'entra tanta roba. Ragazzi, molto bello. Mi piace un sacco e credo che sul sito ce ne siano anche altri, quindi vi invito a cliccare sotto e ad andare a cercare gli altri modelli. Davvero molto molto interessante, questo qui lo mettiamo dietro di me. Ok, dopo aver posizionato il nostro zainetto alle mie spalle, io direi di tirare fuori ancora roba. Ragazzi, ci sono due scatole enormi qua dentro, è tantissimo pluriball. Questi unboxing, ragazzi, stanno diventando sempre più complicati da fare da seduto, quindi magia dell'editing. Ecco qui le due scatole che erano contenute all'interno di quel mega pacco. Quindi direi di cominciare ad aprire la prima e sbirciarne il contenuto. Ragazzi, è davvero divertentissimo perché non ho idea di quello che ne verrà fuori. Quindi cominciamo. Ecco qui, vedo già un prodottino Funko. Prodottino Funko che non ho mai portato sul canale. Eccolo qui, lo tiriamo fuori. Ragazzi, si tratta dei vinyl. I vinyl sono dei nuovissimi prodotti di Funko, ci sono da qualche mese e si tratta di questi pupazzi con la testa molto grande, un po' come i Pop, però leggermente col corpo più squadrato e sono dei personaggi venduti sempre in bundle, bundle da due, in questo caso eccezionale da tre. E si tratta del Mago di Oz e abbiamo Dorothy con Toto e lo Spaventapasseri. Io sono sempre stato attratto da questi, non li ho mai acquistati perché non li avevo mai visti dal vivo, quindi direi di tirarli fuori dalla scatola e di guardarli un po' meglio.
vado di tesserina, visto che non sono i miei, dovrò restituirli, quindi sto molto molto attento. Ecco qui questa cosa della tessera, devo cominciare ad utilizzarla anche con i miei, devo mettermelo in testa. Ed ecco qui il primo con la sua basetta, si tratta dello spaventapasseri, è molto molto grande, guardate quanto è grande, davvero parecchio pesante, e ogni personaggio ha la sua basetta per stare in piedi. Sono davvero molto belli, ben fatti e davvero molto molto ben stampati, caratteristica comune di tutti i Vinyl, ragazzi, è il sorriso. Hanno questa faccetta tanto tanto felice, ad alcuni dà anche fastidio, a me personalmente no, mi piacciono questi personaggi così felici, un po' come i Dodds, e quindi a me non dispiacciono per niente, e se non sbaglio è anche appena uscita quella di Harry Potter, quindi Hagrid in accoppiata con Harry. Quello devo assolutamente recuperarlo. Eccola qui la nostra Dorothy. Ragazzi, dettaglio che non avevo notato, le scarpette rosse sono tutte glitterate. Sono davvero molto belle perché spezzano tantissimo con i calzini azzurri e si notano parecchio. Anche lei, occhietti chiusi, bocca sorridente e capelli scolpiti davvero benissimo. Ma come vi dicevo, in questa confezione è presente anche un terzo personaggio, che è il cagnolino, che adesso cerco di tirar fuori senza fare danni. Eccolo qui, sembra un po' un Mystery Mini, ma col corpo leggermente più squadrato. Quindi anche lui lo mettiamo accanto a Dorothy lo spaventapasseri. E ragazzi, devo dirvi che questi Vinyl mi hanno proprio proprio convinto. Ma adesso andiamo a rovistare ancora all'interno della nostra scatola e vediamo cosa ne viene fuori. Bene, ecco qui ragazzi, per la vostra gioia, questa volta abbiamo un Doctor Strange. Doctor Strange, mio personaggio preferito dei supereroi Marvel, quindi sono felicissimo. Nel pacco precedente che trovate qui in info box, qualora ve lo foste perso, avevo trovato il personaggio di Capitan America, anche quello fatto davvero molto molto bene. Io ripeto, ad alcuni non piacciono, a me piacciono tantissimo, le Q-Fig sono super dettagliate, e in questo caso vediamo Doctor Strange. Eccolo qui. Io vi ripeto ragazzi, a me piace tantissimo, piacciono tantissimo queste figure, soprattutto perché sono molto molto dinamiche, scolpite benissimo e guardate la cura nei dettagli. Ad esempio ecco qui il suo potere, che è fatto davvero benissimo con questa plastica trasparente che mi piace un casino. Naturalmente sotto la base totalmente logata Marvel, quindi prodotto sotto licenza originalissimo, e mi piace tanto. Guardate quanto è bello il mantello svolazzante. Secondo me le Q-Fig piano piano prenderanno sempre più piede, i pop sono belli senza dubbio, ma queste a mio parere sono decisamente fatte meglio. Ma non è finita qui, ancora siamo a metà del nostro unboxing e qui dentro c'è un'ultima cosa, che è il Funko Pop di Hercules. Ragazzi, questi qui li trovate tutti scontati su Mini Big World Collectibles e ragazzi, io non volevo cominciare ad acquistarle, ma sinceramente dopo aver visto questo Hercules, ragazzi, è davvero tanta tanta roba, sono fatti benissimo questi qui, naturalmente Disney, e ragazzi, mannaggia, mannaggia Mini Big World Collectibles, mi sa che dovrò cominciare a prendere anche quelli di Hercules. Io ho bisogno di una casa solo per tenerci dentro i Funko Pop e tutte le altre cose che piano piano sto accumulando. Sono davvero tantissime. Ecco qui il nostro Hercules, in questo caso non ha nessuna base perché sta tranquillamente in piedi. Mi piace un sacco ragazzi, mi piace soprattutto perché ha il naso ed ha il tipico naso da Hercules Disney, quindi questa cosa mi piace tantissimo. Poi la posizione con i suoi muscoli, e di questo pop qui, se non sbaglio, è presente anche la versione Chase, ed è un Chase Gloves in the Dark, quindi che si illumina al buio, quindi in bocca al lupo a chi lo acquisterà e magari si beccherà la versione Chase. Mi piace davvero tantissimo, fatemi sapere sotto nei commenti se state già acquistando quelli di Hercules, ad esempio molto molto bello Pegaso con Hercules a cavallo, quello un ride davvero molto molto bello, uno dei più belli dell'ultimo periodo secondo me. Poi guardate anche il ciuffo che sbuca dalla testa,
fantastico, fatto davvero molto molto bene questo pop di Hercules. Ma quante cose, ragazzi, dentro questi pacchi, e adesso ancora siamo a metà. Apriamo il secondo pacco. Ok, ragazzi, ci siamo. Dentro c'è la cosa di Harry Potter. Ho già letto Harry Potter, ho visto il logo, ma la tiro fuori per ultima, visto che ci sono ancora altre due cosine. La prima è questa qui, una scatola bianca. Non ho idea di cosa ci sia all'interno, quindi andiamo subito ad aprirla e a sbirciare. Si tratta di una tazza Nintendo, ragazzi, e si tratta della tazza di Donkey Kong. No, ragazzi, guardate quanto è bella questa tazza, figata, davvero molto 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 bella. La D e la K, il logo di Donkey Kong, e qui all'interno abbiamo anche questa qui, la sua targhetta. Ragazzi, è davvero bellissima, ma davvero tanto tanto tanto. Io questa qui decisamente la utilizzerei sulla scrivania come portapenne, perché è davvero perfetta. Ci entrano un sacco di penne, molto molto larga, poi va da sé che potete utilizzarla semplicemente come tazza, ma wow. Ragazzi, di tutto quello che vi sto mostrando troverete sotto i link direttamente a Mini Big World Collectibles, magari per vedere i prezzi, visto che io non ne ho la minima idea in questo momento. È davvero un gran bel prodotto ufficiale, questa la mettiamo qui perché ho il terrore di romperla. E andiamo a vedere ancora cosa c'è qui dentro. Ci sono un sacco di cose, ragazzi, davvero un sacco. Ecco qui, questa non la conosco, si chiama Mini Epix. Ed è una Mini Epix del Signore degli Anelli. Quindi questa piacerà tantissimo, tantissimo a molti di voi. E si tratta di Gollum, numero 2. Ma quanto è bella questa confezione! Sembra quasi una versione ancora più evoluta di Kufig. E vedo che dietro ci sono anche altri personaggi come Frodo Baggins. Beh, direi di tirarla fuori, mi sembra il minimo, visto che è la prima volta che questo prodotto arriva sul canale. Quindi facciamo attenzione, apriamola come al solito con la tessera e vediamo. Ed ecco qui Gollum, ragazzi, sono riuscito a liberarlo, non so come dovrò riuscire a rimetterlo dentro la confezione perché era super protetto, ma è davvero bellissimo, ma molto molto bello. È in materiale gommoso, semirigido, ma è scolpito benissimo e soprattutto colorato molto molto bene. Ci sono tantissime sfumature, sicuramente non renderà in video, ma davvero è molto molto bello. Io sicuramente ve lo starò facendo vedere un po' più da vicino, quasi quasi mi è venuta voglia di guardare Il Signore degli Anelli. Chissà che non lo faccia più avanti. Intanto lo mettiamo qui. Informazione di servizio: non stava in piedi, stavo per impazzire. Dentro la confezione c'è anche una basetta abbastanza grande dove attaccarlo. Adesso ci siamo. Bene, ora dai, tiriamo fuori l'oggetto potteriano, anche se all'interno c'è qualche altra cosina. E ragazzi, guardate qua. Io questa l'avevo già vista online, non sapevo fosse già disponibile. È una figata pazzesca. È la tazza a forma di Edwige. È una delle tazze che più mi hanno attirato ultimamente tra quelle viste online, e non vedevo l'ora assolutamente di prenderla, quindi i ragazzi me l'hanno mandata, così anch'io ho l'occasione di vederla dal vivo prima di acquistarla. Quindi vediamola assieme, anche questa super protetta, e vediamo com'è. Beh, devo dire che non delude affatto le aspettative, ragazzi, guardate quanto è bella. È davvero molto molto bella. Dietro ha stampato il logo Harry Potter HP e poi davanti è tutta colorata con delle sfumature di grigio. È la prima volta che vedo una Edwige colorata come si deve. Solitamente fanno delle palline nere sulle ali che sono davvero bruttissime, anche Noble Collection l'ha fatto, mentre questa qui è dipinta molto molto bene. Mi piace anche sopra, che è abbastanza stretta e quindi per bere può andare molto bene, ma può andare altrettanto bene ad esempio per metterci dentro le bacchette come io faccio con l'altra tazza. E naturalmente si tratta di un prodotto sotto licenza Harry Potter, davvero molto molto bella. Sotto è indicato che questa non va messa in lavastoviglie e non va messa in microonde, ma vorrei sfidare qualcuno a farlo. Perché, ragazzi, è una figata, questa va messa in stanza, esposta su una mensola e utilizzata in qualche modo creativo.
Fatemi sapere cosa ne pensate, naturalmente il link sotto l'info box, a me piace davvero tanto, ma tantissimo, credo proprio che me la comprerò. Questa la mettiamo qui, la mettiamo su questo scalino, anzi su questo qui, e ragazzi, ultimi prodotti all'interno e vediamo quali sono. Si tratta di blind bag, ragazzi, delle blind bag della Disney, non l'avevo mai viste, anzi forse sì, l'avevano condivise i ragazzi su Instagram, ma sinceramente non mi aspettavo di trovarle. Questi sono gli original minis della Domez e sono della Disney, sotto licenza Disney. In questo caso si tratta di Lilo e Stitch. E si possono trovare diversi personaggi di Stitch, ma qui dentro ce ne sono ancora. C'è anche questa qui, sempre della Disney, e si tratta di Nightmare Before Christmas. Quindi in questo caso abbiamo Zero, Oogie Boogie, Sally, Jack, diversi personaggi, e anche in questo caso è presente un Chase. E poi ultima, sempre firmata Disney, è questa volta Kingdom Hearts. Bene, qui dentro non c'è più nulla. Ragazzi, io direi di aprirli immediatamente. Oggi unboxing super super ricco. Direi di cominciare proprio da questo di Kingdom Hearts. Ma prima andiamo a vedere più nel dettaglio la checklist. Qui è possibile trovare Topolino, come detto prima, ma anche Pippo, Senza Cuore, Jack Skellington, Paperino, Sora, Roxas e Axel. Io sinceramente spero di trovare o Paperino o Topolino, quindi andiamo ad aprirla, sono super contento visto che non le ho mai aperte. Vediamo quale abbiamo trovato, eccola qui, sono addirittura chiusa all'interno del cartoncino, quindi impossibile andare a scoprire tastando o cercando di sbirciare. Ebbene, ecco qui, vediamo quale abbiamo trovato. Oh, ok, abbiamo trovato lui, uno di quelli che non conoscevo, ed è Axel. Sono davvero molto molto carini. Comunque sono chiusi all'interno di questa sorta di capsula, io vorrei aprirla, sotto ci sono dei dentini ed incastro, quindi non vorrei fare danni, adesso ve la mostro meglio, però sono fatti davvero molto molto bene. E devo dire che sarebbe interessante vedere gli altri, quelli là, proprio dei personaggi di Topolino, Paperino. Però già questo qui è fatto molto molto bene, lo mettiamo qui. Ma passiamo a quelli che più mi piacciono, quindi quello di Nightmare Before Christmas e per ultimo teniamo quello di Lilo e Stitch. Ecco che qui troviamo diverse versioni di Jack, come quella Babbo Natale, come quella Pupazzo di Neve, quella classica con la zucca. Poi troviamo due versioni di Sally, Zero e Oogie Boogie. E poi è presente un Chase. Quindi ragazzi, bando alle ciance e andiamo ad aprire anche questa bustina. Vediamo chi abbiamo trovato. Anche in questo caso tutto chiuso. Vado a sbirciare. Oh, bello! Questo molto molto bello, ragazzi, abbiamo trovato Zero. Guardate quanto è carino, davvero molto bello. Davanti c'è una targhetta con scritto Nightmare Before Christmas e da quello che ho capito è possibile collegare tutti questi piccoli DOM sia qui lateralmente, ecco, è possibile incastrarli così tramite dei gancetti e anche incastrarli nella parte superiore dove c'è questa Z e sotto va perfettamente incastrata così ed è possibile impilarli. Quindi ottimo modo per collezionarli, non occupano neanche tantissimo spazio. Questo Zero mi piace tantissimo, non abbiamo trovato il Chase, ma va bene così. Molto molto bello anche Zero. E adesso ultima, ma non per importanza, ragazzi, Lilo e Stitch. Vediamo quale abbiamo trovato, qua dietro ce n'è tantissimi, sono tutti Stitch in tantissime pose diverse. Quello che mi piace di più è quello con la tavola da surf, ma vediamo quale troveremo. Tiriamolo fuori, vado a sbirciare. No, non è tavola da surf, ma è Stitch supereroe. No, è davvero carinissimo, ragazzi. Molto molto belli questi pupazzi della Disney, queste mini action figure in questi piccoli DOM. Sono davvero molto molto belle. Io non le avevo mai aperte, sono contentissimo che Mini Big World Collectibles me le abbia mandate. E ragazzi, mettiamo anche lui qui accanto agli altri. Bene, devo dire che questo è stato un unboxing molto molto ricco. Soprattutto ragazzi, mi è piaciuta, devo dire, la tazza a
forma di Edwige, davvero forse il mio prodotto preferito, non perché io sia un amante di Harry Potter, ma sì, perché io sono un mega amante di Harry Potter in realtà. Bene ragazzi, a questo punto anche per questo video unboxing è tutto, spero che questi video vi stiano piacendo, mi raccomando ragazzi fatemi sapere sotto nei commenti se vi piacciono questi super unboxing così nerdosi, così pieni di novità, di Funko e di altri prodotti. Io sono davvero contento di potervi mostrare così tanta roba, così ogni 15 giorni circa possiamo aprire assieme questi pacchi a sorpresa e guardare tantissime novità e scoprire soprattutto nuovi prodotti, perché io ad esempio questi qui non li conoscevo e neanche questi Epic Minis che adesso mi andrò a documentare se magari esistono di Harry Potter o di altre saghe che mi piacciono tantissimo. Devo andare a recuperare a questo punto anche i vinyl di Harry Potter, quindi ragazzi è sempre una buona occasione per testare, toccare con mano novità. Bene, a questo punto è davvero tutto, vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, ragazzi noi ci vediamo prestissimo con tantissime altre novità e quindi mi raccomando mettete un mi piace e attivate la campanella visti i casini che sta combinando YouTube in questo periodo. Detto questo, io vi saluto, ciao!